Visto che il programma era funzionante, per avere un feeling più simile alla macchina originale, avrei potuto avvalermi, per esempio, di un secondo monitor esterno con capacità di touch, esattamente come una specie di tablet, al quale avrei potuto applicare una penna. Ma io volevo fare sul serio. Ciao a tutti e bentornati alla Crystal. Oggi voglio raccontarvi una cosa particolare. Per chi conosce questo posto, è abbastanza noto il fatto che ci siano dei bellissimi strumenti e una grande collezione di cose a cavallo tra gli anni 70 e i giorni nostri. Tutto quanto serve per fare musica elettronica e non solo. Dai pianoforti elettroacustici fino ai potenziometri e al suono elettronico, il mondo tastieristico è pieno di peculiarità. Peculiarità che sfociano nella programmazione dei suoni, analogici o digitali, capaci di realizzare complesse texture con l'integrazione di più tecnologie sonore. Alcuni strumenti sono in grado di partire da una forma d'onda per creare delle complessità sonore estremamente interessanti. Altri addirittura sono in grado di registrare suoni esterni, come nella tradizione del Fairlight, ed altri semplicemente suonano. Quindi, tra tanti strumenti, uno di quelli che maggiormente sono affascinanti ancora oggi è proprio il Fairlight. Questo è uno di quegli strumenti che difficilmente si trovano oggi e se si trovano hanno bisogno di restauri. Per cui io ho cominciato a elaborare diverse possibilità. Quindi, esistendo un software capace di riportare pienamente il sistema operativo del Fairlight e di poterlo far girare nel computer, era chiaramente possibile ricreare lo strumento con i suoi menu, con le sue impaginazioni e soprattutto quell'approccio così anni 80 tanto affascinante. Però, al di fuori dell'utilizzo con un semplice computer, quello che mancava era l'oggetto e quindi il feeling di tutto quello che si prova a utilizzare una macchina, per così dire, in carne e ossa. Una delle peculiarità del Fairlight, infatti, era la sua interfaccia utente basata su una penna ottica che permetteva di accedere ai menu. Avevo questo vecchio monitor trovato inspiegabilmente nel Bidon Tour, un vecchio monitor a fosfori verdi. Quella era la chiave di partenza. Per cui la prima cosa che ho fatto è stata utilizzare un dispositivo che potesse in qualche modo trasferire l'immagine digitale dell'uscita video del computer a questo monitor. E già a una prima verifica la cosa funzionava molto bene. Ma le sfighe stavano per cominciare. Quel dispositivo a un certo punto ha deciso di saltare in aria. E non mi ero accorto che si trattava di quello, per cui ho dovuto provarle tutte, smontarlo, togliere dei condensatori e sperare che fosse quello il problema. E effettivamente dopo è ripartito. Quindi, che fossero i condensatori o il connettore abbastanza farlocco, la smania più importante era quella di dare il massimo realismo allo strumento per avere lo stesso approccio. Alla fine le soluzioni erano poche. O si ripiegava sull'utilizzo del software utilizzandolo semplicemente con il computer, e non era assolutamente il caso che volevo affrontare io, oppure bisognava cercare un monitor touch, un tablet o qualunque cosa fosse in grado di rispondere al tocco e quindi magari mediante anche una penna. Ma non era quello che volevo fare. Io avevo un monitor e volevo utilizzare quel monitor, per cui dovevo assolutamente ricreare quel tipo di funzionamento che il Fairlight aveva. Una cosa che avevo visto anche nel film di Superman, Superman 3 per la precisione, in cui Gus Gorman fa degli strani magheggi con un computer con una penna, e devo dire che l'idea della penna mi era rimasta impressa dall'epoca. Quindi poche storie, bisognava ricreare la penna, anche perché non volevo rinunciare assolutamente all'uso di quel monitor autentico.
bisognava trovare un sistema che permettesse di creare una penna che riconoscesse un monitor CRT, che funzionasse quindi con un monitor CRT e che in qualche modo fosse in grado di essere vista da un computer moderno come se fosse un dispositivo USB. A questo punto mille ricerche mi hanno portato in una sola direzione, un vicolo cieco. Poi mi è venuto in mente che qualcosa effettivamente aveva continuato l'eredità della penna ottica nell'informatica. Qualche dispositivo che riproduceva le funzionalità della penna ottica, sempre su monitor CRT, c'era ancora. Quindi, se da una parte questa interfaccia era stata abbandonata perché soppiantata fortunatamente dal mouse, in realtà non aveva smesso di esistere, ma esisteva in un'altra forma. A questo punto il cerchio si stringe. Se ancora qualcosa di utile esisteva, bisognava cercarlo nel mondo dei giochi. Vi do un esempio. Io qui non ho un Nintendo, però ho questa. Una vecchia PlayStation, ma soprattutto questa è la chiave di volta. Bam! Il punto era trovare un modo con il quale Arduino avrebbe potuto interpretare i segnali di un joypad e quindi nella stessa maniera di un guncon, quindi di una pistola, e di poterla usare così come una specie di interfaccia per il computer, come un'interfaccia USB, esattamente come un mouse. Effettivamente la cosa che mi interessava di questa pistola non era utilizzare questo stesso dispositivo come un mouse, ma la sua componentistica interna. Il funzionamento di questo apparecchio avveniva grazie ai monitor CRT, una cosa che non è più possibile con i moderni LCD. All'interno della pistola ottica, Guncon appunto, c'è una lente allineata con un fototransistor. Puntando la pistola verso il monitor CRT, questo componente intercetta il passaggio dei fasci luminosi che si susseguono velocissimi ricostruendo l'immagine sul monitor. Così il resto del circuito consente al giocattolo di interpretare la posizione precisa in cui viene puntato e in questo caso vi permette di far fuori qualche zombie nei videogiochi o magari nel caso del Nintendo e della pistola chiamata Zapper, tipica nativa del Nintendo, di tirar giù qualche paperella nel gioco da Cant. Comunque alla fine dei conti è né più né meno un mouse, solo che funziona in maniera un po' diversa. Navigando in rete ho trovato qualche soluzione, solo che ho dovuto lavorarci. Durante i miei esperimenti ho riscontrato una cosa molto particolare. Nonostante lo spinotto del joypad e quello del Guncon siano assolutamente identici a vedersi, nella realtà il pinout è diverso e lo stesso codice colore dei collegamenti interni è differente, quindi bisogna verificare tutti gli spinotti con il tester per evitare di fare qualche collegamento sbagliato. Inoltre, un'altra particolarità è che lo spinotto del Guncon, che qui è già stato rimosso, presenta anche un filo supplementare che serve per il collegamento con la porta video. L'altra considerazione è che gli accessori della PlayStation funzionano con 3.3 volt, per cui saranno necessari due componenti in più per collegare il tutto, un regolatore di voltaggio e un level shifter. Una volta collegato il tutto, il Fairlight ha preso vita ed è stato fantastico poter sperimentare l'utilizzo della penna ottica esattamente come era secondo tradizione, nonostante la scomodità, perché effettivamente è un dispositivo scomodo, non è semplice da utilizzare come un mouse e anche dal punto di vista ergonomico non era il massimo della comodità, per questo era stato soppiantato, però comunque fa parte del fascino dello strumento. Lo strumento ha un suono molto particolare, offre delle possibilità musicali molto particolari e per me, che sono un esploratore di quella che non solo è la musica di oggi ma lo è stata anche nella storia, è sicuramente un ottimo riscontro, quindi sarà divertente poter lavorare con questa macchina. Grazie per aver seguito e ci vediamo alla Crystal.